Mister Angeletti, una vittoria convincente dopo l'esordio amaro, oggi tutta un'altra musica. Ma sicuramente tutta un'altra musica. Oggi in casa, d'altronde, recitiamo un po' da padroni. La squadra ha giocato, ha prodotto molto, quindi sotto il profilo costruttivo è andata molto bene. Peccato che ci siamo fatti un gol da soli, l'abbiamo riportati sul 4-2, loro ci hanno un po' creduto. Però nel complesso la squadra, sia in fase di possesso che di non possesso, ha espresso un ottimo gioco. Molta attenzione, soprattutto nei primi minuti, per cercare di evitare gli errori Sì, fatti la volta scorsa. ci abbiamo lavorato in settimana, quindi siamo stati più concentrati, più decisi, anche se io presumo che sabato scorso è stato un episodio che difficilmente si ripeterà, insomma. Poi il campo di sabato ha fatto la differenza veramente. Mister Giocondi del Città di Cisterna, una partita persa in maniera amara, tanto gioco, tante occasioni create. Che cosa non ha funzionato oggi? Come pensavo, abbiamo letto la gara nei primi minuti in maniera corretta, facendo una buona difesa su tutti i palloni e abbassando molto il ritmo. Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata e nei primi 15 minuti abbiamo creato un paio di palle gol nitide. Io speravo di abbassare il ritmo, cercare di ripartire e fare gol nelle ripartenze. E pensavo che comunque chi delle due squadre avesse fatto gol per prima avrebbe avuto la meglio. Infatti è stato così, purtroppo la mia lettura è stata impeccabile. E hanno fatto un buon primo tempo perché hanno fatto gol su una bella azione chiusa sul secondo palo. Secondo tempo abbiamo alzato un po' la nostra pressione, il nostro raggio d'azione. Qui è difficile giocare, il campo è grande rispetto al nostro, è una buona squadra comunque. Enrico Pasquale Coluzzi per Mondo Futsal TV.